Allora, buongiorno a tutti, ricominciamo il nostro incontro con Massimo Recalcati. Io sono ancora emozionato, lo devo dire sinceramente, per l'incontro di ieri che è stato densissimo. Poi magari ci torneremo, ma insomma su tre questioni le voglio dire qui in apertura. Mi servo di qualche citazione, no? Quando Sasciò dice che il cristianesimo è l'impensato che ci pensa, che è una formulazione per me fortissima. Massimo Recalcati ci sta aiutando proprio a cogliere le strutture, le articolazioni cristiane anche di un pensatore, di un protagonista della cultura del Novecento come la cui. Quindi il rapporto con il cristianesimo non è un rapporto né forzato, è veramente un lavoro di archeologia da questo punto di vista, identificazione delle strutture culturali. E la seconda questione è un'altra citazione di O'Donnell, uno studioso anglosassone, che il Novecento, la cultura del Novecento, vive una sindrome di Stoccolma nei confronti di Agostino, che viene documentata da tutta una serie di autori impressionanti, no? Pensate appunto da Heidegger a Derrida, appunto a Lacan, a Foucault, e a Gadamer, a Ricoeur, insomma la lista è lunghissima. Questa è una questione: perché il Novecento è così ossessionato dal fantasma agostiniano? Che al tempo stesso sembra essere quasi appunto un guardiano, no? Geloso che custodisce la coscienza dell'Occidente. E la terza questione, mi fermo qui e passo subito la parola a Massimo Recalcati, cioè ci ha aiutato per me in maniera straordinaria proprio per il lavoro che faccio io poi sulla storia del cristianesimo, sulle articolazioni concettuali cristiane, a capire come il cristianesimo sia una religione autodecostruttiva, no? Cioè sia una macchina decostruttiva. Per questo io trovo molto problematiche, no? Le opposizioni così ebraismo, cristianesimo, nel senso che il cristianesimo è una forma di ebraismo in cui l'ebraismo si autodecostruisce. Quindi da questo punto di vista che abitua le strutture culturali attraverso il lavoro millenario alla messa in questione di qualsiasi discorso logica identitaria. E mi sembra un elemento forte che Massimo Recalcati ieri ha documentato. No? Religione è religione, ma religione è anche altro. La religione è un dispositivo di assicurazione, ma anche un dispositivo appunto di rapporto, di interiorità. Mi fermo qui e passo la parola a Massimo, ringraziandolo ancora tantissimo. Peccato perché stavo prendendo appunti. No. Anzi, sarebbe stato per me molto più interessante ascoltarti. No, una battuta. Allora, questa mattina noi lavoriamo sul concetto di grazia, così come Lacan esplicitamente lo riferisce, lo formula nella sua opera. Come vedremo, ci sono alcuni luoghi dove Lacan fa esplicito riferimento al concetto di grazia, con particolare riferimento ad Agostino. Però prima di inoltrarci in questa ricostruzione e poi a sintetizzare il seminario 15, quindi il concetto di atto in rapporto alla grazia, questo è il piano di questa mattina, prima di fare questo vorrei ricordare la diversa lettura che Lacan fa del problema dell'avvenire della religione rispetto a Freud, perché è una porta di entrata per il ragionamento che faremo questa mattina. Abbiamo visto ieri la radicalità della critica materialistica di Freud al discorso religioso, non lo riprendo, per cui l'ipotesi di Freud è che non c'è avvenire per il discorso religioso, perché l'avvenire del discorso religioso è sbarrato dalla scienza. E la stessa psicoanalisi nell'idea freudiana dovrebbe essere essa stessa sostituita dalla scienza. L'ipotesi di Lacan, per esempio, nel Trionfo della religione, che è questa conversazione degli anni 70, dove Lacan definisce la religione cattolica la sola vera religione,
In questa intervista Lacan prende una posizione diversa, cioè ipotizza non l'estinzione del discorso religioso, ma il suo trionfo. Non so se è un'ipotesi confermata o meno. In che senso vi sarebbe, secondo Lacan, un inevitabile trionfo della religione? Nel senso che il discorso religioso sarebbe, lo voglio leggere così, chiaramente le chiavi di lettura sono molteplici di questa tesi di Lacan, ma la mia lettura è: il discorso religioso è un discorso che, come dire, preserva la dimensione del senso annichilita dall'affermazione, diciamo così, della tecnica, dello scientismo, dell'economicismo, cioè, diciamo così, del nichilismo fondamentale dell'Occidente. Da questo punto di vista la religione sarebbe un punto di resistenza, no? Rispetto alla deriva disumana, diciamo così, dell'Occidente. Ovviamente in questo ragionamento Lacan non si sottrae da fare un appunto critico radicale a questo trionfo, e cioè gli esseri umani hanno bisogno di senso. Abbiamo visto ieri Freud quando dice il padre è l'amore ardente per il padre al cuore di ogni fede religiosa. No? Ecco, Lacan direbbe che l'aspirazione al senso è a fondamento di ogni discorso religioso. E dunque il discorso religioso, ritorna alla tesi del seminario 7, sarebbe da questo punto di vista un evitamento del reale, se il reale è il luogo della caduta del senso. Quindi allora c'è un giudizio bifronte rispetto al discorso religioso. Da una parte il discorso religioso sarebbe un punto di resistenza nei confronti del nichilismo fondamentale dell'Occidente, preserva la dimensione del senso, dall'altra parte però, preservando la dimensione del senso, evita di incontrare il reale. Abbiamo già mosso un'obiezione, no, a questa idea che il discorso religioso sarebbe semplicemente un evitamento del reale e non un incontro esso stesso del reale. Però il giudizio di Lacan è sdoppiato in questo senso. Ma il concetto di grazia, in realtà, almeno questa è la tesi che vi propongo per introdurci poi nella lettura più testuale, non ha affatto a che fare con l'ordine del senso. Anzi, si potrebbe dire che radicalmente il concetto di grazia sovverte l'ordine costituito del senso. Quindi, diciamo così, è l'irruzione del reale nel senso, l'irruzione anarchica, direbbe appunto Lettieri, l'irruzione anarchica che scompagina l'ordine costituito del senso. E quindi allora diventa ancora più rilevante riprendere questo concetto nel testo di Lacan, proprio perché mostra che ridurre la religione alla conservazione dell'ordine costituito del senso, anche se questo fa barriera rispetto alla deriva nichilistica dell'Occidente, è appunto una riduzione. Il concetto di grazia, lo ripeto, è un concetto che scompagina l'ordine costituito del senso. Quindi è più, diciamo, sul lato del trauma che non sul lato del consolidamento del senso. Quindi è più sul lato della decostruzione del senso che non sul lato della sua codificazione. Quindi potremmo introdurre la figura della grazia attraverso la figura di un trauma, cioè di un incontro che trasforma irreversibilmente, questo è il concetto di trauma, diciamo, nella clinica della psicoanalisi, trasforma irreversibilmente la vita soggettiva. Allora, una seconda più ampia chiave di accesso a questo lavoro più filologico, diciamo, sul concetto di grazia negli scritti, nei seminari di Lacan, riguarda
un caposaldo dell'insegnamento lacaniano, che secondo me, se letto attraverso la prospettiva della grazia, acquista una luce speciale. Mi riferisco alla, ed è appunto un motivo costante di tutto l'insegnamento di Lacan, mi riferisco al commento insistito, ripetuto, variato, ma comunque un commento alla famosa formula di Freud che conclude la lezione 31 dell'introduzione alla psicoanalisi, titolata Scomposizione della personalità psichica, che è Was es war, soll ich werden. Dove era l'es, l'io deve avvenire. Was es war, soll ich werden. Dove era l'io, dove era l'es, dove era l'es, l'io deve avvenire. Molti di voi sapranno, e in ogni caso, questa formula di Freud è stata una ossessione per Lacan. Cioè, Lacan torna dall'inizio alla fine del suo insegnamento a leggere, interpretare, scavare dentro questa formula freudiana. Ovviamente Lacan rigetta una lettura egologica di questa formula, cioè secondo la quale, ed è la lettura prevalente nella storia della psicoanalisi, diciamo che Lacan è veramente la sola eccezione rispetto a questa lettura, secondo la quale la formula di Freud indicherebbe il compito fondamentale dell'io come un compito di colonizzazione dei territori appunto paludosi, lo Schwiedersee, territori paludosi dell'es, come un compito di civilizzazione della pulsione. Qual è la finalità ultima dell'esperienza psicanalitica? La finalità ultima dell'esperienza psicanalitica è bonificare, colonizzare, civilizzare la dimensione limacciosa, come direbbe Agostino, la fanghiglia della pulsione. Quindi vi sarebbe questa lettura, come dire, fondata su un principio di rafforzamento dell'io che diventa in grado di disciplinare moralmente l'eccesso pulsionale dell'es. Quindi in questa lettura canonica che ritroviamo in tutta la psicoanalisi, pensate che per esempio la traduzione che Cesare Musatti dà di questa Cesare Musatti è ancora, diciamo, accettabile perché dice l'io deve subentrare all'es, quindi vi sarebbe un'operazione di sostituzione, l'io subentra all'es, ma nelle versioni francese con la quale Lacan se la prende in particolare usa il verbo déloger, cioè proprio l'io deve, deve far sloggiare l'es, no? Deve fare sloggiare l'es. È chiaro invece Lacan dà una lettura intanto potremmo dire heideggeriana di questa formula, ponendo l'es come equivalente di una lichtung, quindi di un'apertura, di una illuminazione, primaria, luogo appunto dove la verità accade. E dunque il compito dell'io non è quello di disciplinare l'es, secondo una metafora anche platonica che Freud in qualche modo rievoca, no? L'io come cavaliere che deve appunto guidare la dimensione imbizzarrita della pulsione, ma piuttosto si tratta di avvenire là dove è l'es, avvenire laddove, diciamo così, è. Oggi lo vedremo meglio questo mistero dell'es, laddove è una eccedenza che mi sovrasta. Quindi non tanto regolare l'eccesso, ecco l'importanza di questa distinzione che vi sto proponendo tra eccesso e eccedenza, non è tanto il problema di governare un eccesso, anche per Agostino apparentemente, non solo apparentemente, c'è questo problema della continenza, dell'incontinenza, di, come dire, governare nelle confessioni, di governare l'eccesso pulsionale,
ma daremmo una lettura riduttiva se interpretassimo questo governo come un disciplinamento morale dell'eccesso che non tiene conto invece del rapporto con l'eccedenza, quindi con una forza che sovrasta l'io, ma che dice la verità del soggetto. Torneremo su questo nel pomeriggio, ma insomma questo mi pare un punto importante. Allora, introdurre il concetto di grazia ci permette di rileggere la questione di Voes Varsolich Werden in un senso antipelagiano, se posso dire così, no? Perché si può dire che la psicoanalisi ortodossa è una forma di pelagianesimo, cioè che ciò che conta è l'opera dell'uomo, l'opera del soggetto, nel realizzare attraverso la forza di volontà la bonifica dell'essere. Quindi la salvezza dipende dalle opere. E queste opere si caratterizzano appunto come opere di rafforzamento progressivo dell'io a discapito dell'esito. Brutalizzo un po' i termini, però questo è il punto. E invece, diciamo, l'agostinismo implicito in questa lettura che Lacan fa di Voes Varsolich Werden consiste nel fatto che il problema è essere aperti all'incontro con l'esito. Essere disponibili, diciamo così, all'incontro con l'es, all'ascolto della chiamata, si potrebbe dire, no? All'incontro con l'altro, alla visitazione dell'altro, per usare un altro riferimento chiaro alle confessioni di Agostino. Quindi il problema non è omogeneizzare l'alterità dell'altro, dell'es, ma il problema è incontrare questa alterità. Ecco, questo mi pare una chiave su cui, la chiave di fondo, insomma, di questa lettura che proseguiremo poi pomeriggio con più riferimenti ad Agostino. Allora, iniziamo il nostro lavoro. Io ho fatto un lavoro, come capite sto facendo un lavoro un po' sistematico attorno a questo punto, quindi ho recuperato quasi tutti, credo, i luoghi dove Lacan fa riferimento esplicito, testuale, al concetto di grazia, e vorrei che raccontarveli, diciamo. Allora, il primo riferimento che noi troviamo negli scritti si trova in uno scritto titolato Introduzione alle funzioni della psicanalisi nella criminologia. Siamo negli anni 30, fondamentalmente, quindi un giovane Lacan, dove Lacan sta interrogando Paolo, la famosa formula che abbiamo citato nella lettera ai Romani, abbiamo citato ieri, che Lacan cita nel seminario 7, secondo la quale appunto è la legge che fa esistere il peccato. Lacan traduce: è la legge che fa esistere il desiderio. Secondo una logica che Lacan descrive dialettica, no? Cioè l'esistenza della legge incentiva, diciamo così, l'esistenza della legge incentiva la spinta alla sua trasgressione. Incentiva la spinta alla sua trasgressione. Ora, da questo nucleo paolino, Lacan introduce un'idea antropologica radicale, cioè che l'esperienza del crimine non definisce tanto una regressione dell'umano all'animale, poiché l'esperienza del crimine suppone l'esistenza della legge. Non c'è crimine se non ci fosse legge, e dunque l'esperienza del crimine come trasgressione della legge non definisce affatto la regressione dell'umano all'animale, ma definisce l'umano in quanto tale. Cioè l'umano è colui che è capace di crimine. Nel senso che il crimine è ciò, lo dico in modo paradossale, il crimine sarebbe ciò che rende umani, nella misura in cui ci rapporta alla legge, anche se nella forma della sua trasgressione. Lo stesso discorso si potrebbe, e Lacan lo fa, per la follia. Il crimine e follia non esistono nel mondo animale. Potremmo anche dire anche la perversione sessuale non esiste nel mondo animale.
quindi crimine, follia, perversione sessuale, definiscono l'antropologia umana, no? Perché sono modi di entrare in rapporto alla legge attraverso il movimento, diciamo, trasgressivo del desiderio. È la dimensione che Freud, in modo, diciamo, più semplice e più radicale, come nello stile di Freud, definiva come, lo cito, la dimensione criminogena dell'inconscio, la dimensione cainesca, potremmo dire noi, no? Dell'inconscio. Nei nostri sogni ci sono morti ammazzati, spappolamenti, no? È inutile che io indugi su questo punto, no? Ma è chiaro che c'è una violenza, diciamo, non animale dell'umano, ma c'è una violenza propriamente umana legata al fatto che la legge attiva il suo contrario, che la legge dialetticamente attiva il suo contrario. Ecco, il riferimento alla grazia che appare a pagina 120 di questo breve testo problematizza questo paradigma, definiamolo dialettico, del rapporto tra legge e desiderio. Lo leggo. Dice, questa è la mia lettura, ovviamente, di questa formula. Dice Lacan, è la legge a fare il peccato. Questo è Paolo, diciamo, ci siamo, no? È la legge a fare il peccato. Ma resta vera fuori dalla prospettiva escatologica della grazia in cui San Paolo l'ha formulata. Allora, questa formula è vera, la legge fa il peccato, è vera, solo se restiamo fuori dalla prospettiva escatologica della grazia. Perché, aggiungerei io, la prospettiva escatologica della grazia sovverte il paradigma dialettico della legge. Questo Lacan ci dice. Cioè, se il fatto che la legge faccia il peccato esclude la prospettiva della grazia. Nella prospettiva della grazia la legge non fa il peccato. Come dire, il rapporto tra legge e peccato si modifica radicalmente attraverso la prospettiva della grazia. Per un verso, perché l'uomo, si potrebbe dire, non può essere radicalmente, per Agostino, dissociato dal peccato, ontologicamente, ma prima della legge, all'origine, come se ci fosse un peccato prima del tempo della legge, quindi al di fuori della dialettica legge-trasgressione della legge. E allora, da questo punto di vista, la lettera ai Romani 5:20, quando Paolo dice laddove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. È a questo che si riferisce Lacan. Cioè, esiste una prospettiva per pensare il rapporto tra la legge e il peccato che non è riducibile alla logica della trasgressione, dove, come dire, il peccato provoca non tanto, no, il peccato non è tanto la trasgressione della legge, ma genera la sovrabbondanza della grazia. È solo chi è nel peccato che riceve la grazia, diciamo così, per essere molto diretto, no? Quindi non riceve la sanzione della trasgressione. Secondo uno schema che poi vedremo, diciamo così, di funzionamento retributivo della legge. Ma, appunto, il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Questo scardina il dispositivo retributivo, dialettico, della legge in rapporto al desiderio che la trasgredisce. Questo mi pare un punto essenziale, no? Kierkegaard insiste in modo particolare su questo aspetto quando, per esempio, ci ricorda nella malattia mortale, no? Lo ricorda lui quando dice noi non dobbiamo pensare che la virtù sia
l'opposto del peccato. Se pensiamo che la virtù sia l'opposto del peccato, siamo dentro un circolo, diciamo, morale. Da una parte il puro, dall'altra l'impuro. No? La virtù e il peccato. Noi dobbiamo pensare che il contrario del peccato sia la fede, ma la fede come dono della grazia. Il contrario del peccato non è la virtù, non è la vita virtuosa, ma è la vita che ha fede. E la fede è dono della grazia. Quindi dono che libera dalla logica criminogena che abbiamo descritto prima e a cui fa riferimento lo stesso Lacan. Torno a rileggere il punto. Allora, la legge a fare il peccato è una formula che può essere vera, dice Lacan, può essere vera, ma fuori dalla prospettiva escatologica della grazia, perché la prospettiva escatologica della grazia introduce un altro modo di pensare il rapporto tra, tra appunto la legge e il peccato. Spero di essere stato chiaro su questo primo passaggio, un passaggio molto importante. Vediamo un secondo, se volete vedere un altro riferimento sempre su questo punto, è alla lezione del 14 maggio del 62, è un seminario inedito, seminario 9, dedicato al tema dell'identificazione, dove, diciamo, Lacan mostra come il concetto di grazia interrompa, sia un'interruzione nella giusta misura stabilita dalla legge mosaica. Interrompe, c'è una interruzione, c'è qualcosa che non, come dire, dismisurato, no? Dismisurato, appunto, sovrabbondanza, qualcosa di smisurato, qualcosa nell'ordine del dono, appunto, no? Dell'incontro, del dono, dell'eccedenza. Un secondo punto molto importante, lo troviamo in funzione campo della parola e del linguaggio, in psicanalisi, nel primo volume degli scritti, dove qui il concetto di grazia appare, diciamo così, collegato a quello di storia. Questo è un punto importante. In questa pagina, dove appunto Lacan evoca la grazia in contrapposizione alla natura. Cioè, quindi la sua tesi è che c'è qualcosa nella grazia, nell'esperienza cristiana della grazia, che eccede la dimensione della natura. Ora, qui il riferimento polemico esplicito di Lacan è alla teoria, diciamo così, della maturazione istintuale che ha dominato la storia della psicanalisi dopo Freud, cioè l'idea che il soggetto, lo dico con le parole di Althusser, no? Il soggetto è un seme, quindi c'è una potenzialità istintuale che si attualizza, c'è anche un aristotelismo di fondo in questa rappresentazione della soggettività, no? Il soggetto è un seme, c'è una potenzialità istintuale che si esplica nel divenire secondo un criterio stadiale, maturativo, teleologico, evolutivo. Ora, questa rappresentazione del soggetto seme, che ripeto, implica anche una dialettica tra potenza e atto, tra una potenzialità che si traduce, appunto, si attualizza evolutivamente. Ecco, questa rappresentazione del soggetto, che implica per un verso un determinismo, esiste una potenzialità istintuale, e per un altro verso un teleologismo, esiste una maturazione degli istinti, secondo Lacan questa è una sorta di naturalismo che deve essere contestato, perché non è in grado di pensare la dimensione radicale della storia. Quindi questo modo di interpretare il divenire soggettivo, appunto, è un teleologismo biologistico, potremmo dire, istintualistico, aristotelico, che non è in grado di pensare in modo radicale la dimensione della storia, che invece il concetto di grazia rende possibile pensare. E perché? Perché anche qui, attenzione,
c'è un doppio obiettivo polemico nel ragionamento di Lacan. Da una parte la psicologia evolutiva, quindi diciamo l'aristotelismo implicito in questa concezione maturativa della soggettività. Dall'altra, il secondo obiettivo è una certa rappresentazione della storia, di cui Lacan fa pochi riferimenti, ma insomma ne fa due importanti, che sono Comte e Marx, che sarebbero, diciamo, che offrirebbero una rappresentazione solo universale della storia. Quindi la storia è fondamentalmente ciò che obbedisce a leggi universali, sovraindividuali. Questo accade classicamente in Comte, ma accade anche in Marx, no? Cioè l'accento è sul processo storico. E che cosa dimenticano sia gli psicologi, diciamo, evolutivisti, sia gli storici delle leggi universali, dei processi sovraindividuali? Dimenticano, dice Lacan, che la storia è fatta di buchi. Fatta di buchi. C'è una bella immagine di Jean-Paul Sartre nei Cahiers, nei quaderni per una morale, dove dice la storia è bucata. Anche nella Critica della ragione dialettica trovate questa idea della storia forata. E cos'è il buco della storia? Beh, è il soggetto. Il buco nella storia, il vuoto, come dice Lacan, nella storia, è l'evento del soggetto che interrompe sia l'archeologia che la teleologia della storia. E da questo punto di vista, allora, questo tipo di storia, ricordiamoci che il riferimento con i miei colleghi della... abbiamo fatto questa rivista che si chiama Frontiere della Psicanalisi, mando i numeri, è un secondo numero, e ci sono nella redazione diversi storici, quindi abbiamo avuto modo di ragionare su questo. Noi quando pensiamo a Lacan pensiamo che il ritorno a Freud avviene attraverso la linguistica, Saussure, vero? Saussure, Lévi-Strauss, attraverso l'antropologia strutturale, la linguistica strutturale. Questo è essenziale ed è vero. Ma il ritorno a Freud, Lacan, avviene anche attraverso il recupero della storia, della storicità, della dimensione storica dell'esistenza, ma di una storicità appunto che ripudia la dimensione universalistica della storia, ripudia il determinismo, ripudia il teleologismo e preserva la dimensione dell'evento. E la dimensione dell'evento è il buco nella storia che coincide con la soggettività. Ora, la grazia viene evocata da Lacan per dire, per significare che è possibile pensare la storia non attraverso la natura. Perché in fondo anche la processualità comtiana o marxista, se appunto letta in modo rigido, rischiano di essere versioni naturalistiche della storia. E ciò che invece preserva la dimensione radicalmente storica della soggettività è la figura della grazia. Ora, è un accenno che Lacan fa, è chiaro che come se ci consegnasse questo come un problema che dobbiamo sviluppare noi che lo leggiamo, no? Però mi pare, posso citarvi questo breve passo, siamo a pagina 256-257, il concetto di grazia si oppone alle leggi storiche pensate sul modello delle leggi della natura, questo sono io, tali da ecco, queste leggi, tali da legare pesanti e insopportabili fardelli caricate sulle spalle degli uomini, come si esprime la maledizione di Cristo ai farisei nel testo di San Matteo. Vedete che qui il riferimento biblico è preciso, no? Cioè la storia diventa appunto un la storia letta attraverso la natura, determinismo inesorabile, meccanicismo, evolutivismo, diventa un insopportabile fardello che schiaccia appunto la vita umana.
quello che Jung definiva in un modo più lirico, diciamo, ma altrettanto importante, il potere di ieri. Il potere di ieri. Ecco, la grazia è qualcosa rendendo possibile la possibilità di un nuovo inizio, rendendo possibile la possibilità di un nuovo inizio, come dire, sovverte questa rappresentazione del tempo storico come dispiegamento di una potenzialità già iscritta nel soggetto. Bene, un altro riferimento alla grazia, questo più implicito in realtà, però vale comunque la pena sottolinearlo, si trova in uno scritto tecnico, forse direi per chi di voi si occupa di psicanalisi, lo scritto che io consiglierei come veramente l'introduzione al pensiero tecnico di Lacan sulla clinica della psicanalisi, Varianti della curativa, testo di grande luminosità, precisione. No? Se uno vuol capire cosa è un'analisi lacaniana, legge quel testo, no? Varianti della curativa. Quindi siamo nel campo proprio della tecnica della psicanalisi. Quindi non c'è più una riflessione filosofica sulla natura, sulla storia, sulle leggi, sui processi. Qui c'è una riflessione sulla pratica dello psicanalista. Però è molto importante perché troviamo una categoria che in italiano è tradotta con l'espressione sovrappiù. Sovrappiù. C'è un sovrappiù che evoca chiaramente, ai miei occhi, no? Di lettore, evoca quella sovrabbondanza di cui parlavamo prima. E in che modo Lacan usa questo concetto di sovrappiù? Dice la guarigione nell'esperienza della psicanalisi, la guarigione accade in sovrappiù rispetto al lavoro prettamente terapeutico. Allora, come dire, la guarigione accade non perché è perseguita dal lavoro dell'analisi. Allora, il lavoro dell'analisi non ha come obiettivo la guarigione, non ha come obiettivo la salvezza del soggetto, ha come obiettivo la ricerca della verità, diciamo. Ma la ricerca della verità provoca, fa accadere il sovrappiù della guarigione. Cioè, se noi ponessimo la guarigione come meta della psicanalisi, ridurremmo la psicanalisi a una psicoterapia. Poiché pensiamo che la psicanalisi è un percorso, diciamo così, brutalizzo, di ricerca della verità del soggetto, noi vediamo che in questa ricerca della verità si genera un fenomeno di sovrappiù supplementare che è la guarigione, provocata dalla ricerca della verità, non perseguita in quanto tale, e vale il contrario. Cioè, se io perseguo la guarigione, non ottengo la guarigione. Quindi la guarigione si ottiene per sovrappiù nella misura in cui si abdica alla sua ricerca. Chiaro che per me qui il riferimento è inequivocabile, cioè se noi pensiamo per esempio, qui il mio riferimento è Agostini, se noi pensiamo a come nell'epoca diciamo in cui Lacan comincia anni 30, 40, ma anche prima parte degli anni 50, in Francia noi abbiamo un grande movimento filosofico della Renaissance Hegelienne. Hippolyte, Val, Quaré, altri, insomma. Se noi pensiamo appunto a Hippolyte come legge il percorso dell'analisi, cioè legge il percorso dell'analisi come una fenomenologia dello spirito, letteralmente. Cioè il percorso dell'analisi è un ampliamento progressivo della conoscenza
di cui Hegel ci ha dato, come dire, il modello appunto nella fenomenologia dello spirito, attraverso un superamento continuo, diciamo, delle certezze in rapporto alla verità. Noi abbiamo questo passaggio dalla certezza alla verità, secondo però una, diciamo, teleologia progressiva, che ha come substrato, come fondamento, questo allargamento della conoscenza. Parlando di sovrappiù, Lacan introduce qualcosa che non è una fenomenologia dello spirito, è una fenomenologia della grazia. E quindi bisognerebbe pensare l'esperienza dell'analisi non attraverso Hegel, ma piuttosto attraverso Agostino. Se la grazia appunto è l'evento che sorprende, non è appunto l'ampliamento progressivo, l'aufebum, diciamo, con cui si dà l'esperienza della verità, ma è qualcosa che nell'ordine, Lacan lo dice in varianti da curatipo attraverso diverse, è nell'ordine della sorpresa. Quindi nell'ordine, diciamo, di un guadagno, ecco il punto, Freud usa questa espressione della guarigione come guadagno, di un guadagno imprevisto, Ecco, questo mi sembra un altro punto molto, molto ricco, insomma, di echi. Infine, ci sono altri due passaggi. Nel seminario 16, forse questa è la, diciamo, il riferimento più noto al concetto di grazia, è quello più sviluppato anche testualmente. Il seminario 16 è un seminario molto difficile, la cui lettura è veramente molto complessa, è appena stato pubblicato in italiano. Allora, provo a dare questa proposta di lettura. Qui i riferimenti alla grazia sono espliciti. Lacan ci torna più volte nel seminario. Seminario 16, dunque seminario 17, 69, 70, 68, 69. Siamo in quegli anni, 68, 69. Leggiamo prima Lacan, così anche pagina 119. La questione della grazia è palese non appena si tratta di cristianesimo. Il nostro interessamento a livello della teoria si commisura precisamente al ruolo che esso attribuisce alla grazia. Qui vedete che non sto farneticando, no? Cioè che ci sono le... diciamo, è chiaro che vi propongo una lettura, ma ci sono delle... Chi non vede come la grazia abbia un rapporto più stretto con quello che io designo come il desiderio dell'altro? Qui è chiaro. Chiaro quello che ci dice, poi sta a noi leggere, no? Qual è? Lacan ci dice, nel concetto cristiano di grazia si affaccia già quello che io teorizzo come desiderio dell'altro. Proseguiamo nella lettura, quindi questo dobbiamo spiegarlo. Proverò a dare una mia lettura, no, di questo. A pagina 119 dice... ogni desiderio, infatti, tende verso un sia fatta la tua volontà. Pagina 119. Ogni desiderio tende verso un sia fatta la tua volontà. E questo, cito sempre Lacan, vedete qui la differenza abissale che si apre rispetto a Freud, quando dice è questo il nucleo della preghiera. Che non è un privilegio dei religiosi, ma che definisce l'essere umano come tale. Il nucleo della preghiera.
Mentre Freud abbiamo visto che la preghiera sorge dallo spavento nei confronti, diciamo così, della potenza inumana della natura e quindi da una regressione infantile, no? Come un'evocazione protettiva del padre ideale, qui invece c'è un nucleo della preghiera che concerne la dimensione più radicale del desiderio come desiderio dell'altro, cioè come quel desiderio che dice sia fatta la tua volontà. Ultima citazione, poi provo a fare un commento, diciamo, di queste tre, a pagina 146. Solo che, ecco, noi non abbiamo scelta. Qui, anche qui, diciamo, la polemica Agostino-Pelagio è sullo sfondo, no? Noi non abbiamo scelta. In che senso? Nel senso che il nostro desiderio è sempre il desiderio dell'altro. Non abbiamo scelta. Il nostro desiderio è sempre il desiderio dell'altro. A seconda che la grazia ci sia mancata o no, cosa che si compie non nel soggetto, ma a livello dell'altro, ovvero di tutto ciò che ci ha preceduti e che ha determinato anche la nostra stessa, il nostro stesso concepimento. Ecco, insomma, vedete la forza di queste tre citazioni, secondo me, che, diciamo, mettono in rilievo, su questo vorrei fare un breve commento, mettono in rilievo l'idea che il concetto di desiderio dell'altro proviene dal concetto di grazia. O se volete, a seconda dal punto di vista in cui lo guardiamo, che il concetto di grazia si sviluppa, diciamo, nel concetto del desiderio dell'altro. Allora, qui significa che all'origine noi abbiamo un'esperienza di sottomissione. All'origine noi non abbiamo, diciamo così, libertà. Noi abbiamo esperienza di un vincolo. All'origine è il vincolo del desiderio del soggetto col desiderio dell'altro. Da cui il nostro desiderio dipende. Possiamo dirlo foucaultianamente, e non è, diciamo, un riferimento superficiale o improvvisato, no? All'inizio c'è un'esperienza di assoggettamento. Torneremo pomeriggio su questa espressione, che la ritroviamo in Lacan, di assoggettamento. Certo, per Foucault l'assoggettamento è l'assoggettamento ai dispositivi discorsivi. Qui abbiamo un assoggettamento al desiderio dell'altro, cioè al luogo da cui la vita proviene. È una forma di dire l'esvar. Noi proveniamo dal desiderio dell'altro e dalla dimensione anche insondabile del desiderio dell'altro. La nostra vita dipende dal desiderio dell'altro. Quindi vediamo desiderio dell'altro, genitivo soggettivo, genitivo oggettivo. Perché, diciamo, la rappresentazione hegeliana del desiderio dell'altro che noi troviamo nella fenomenologia dello spirito definisce il desiderio come un vettore che va dal soggetto verso l'altro alla ricerca hegelianamente del suo riconoscimento, no? Il desiderio è desiderio dell'altro come domanda di riconoscimento e si soddisfa nella misura in cui accade il riconoscimento della domanda, la dialettica che Hegel descrive nella fenomenologia. Qui invece pensiamo che c'è un desiderio che viene dall'altro, la volontà dell'altro, e che incide sul soggetto profondamente, al punto tale che noi non abbiamo scelta rispetto al desiderio che viene dall'altro. E che Lacan sintetizza in questa formula molto agostiniana. Che vuoi? Che vuoi? Cosa vuoi? Cosa l'altro? Che vuoi da me? Vedete la natura doppia del desiderio, no? Abbiamo la matrice hegeliana, cogeviana, antropologica potremmo dire, e poi abbiamo una matrice cristiana,
dove il desiderio appunto è una manifestazione dell'altro, non del soggetto verso l'altro, dell'altro verso il soggetto. Ora, adesso in questo contesto stiamo parlando, pensate che tutto questo ha un riverbero nella clinica profondissimo, no? L'essere di un bambino, per esempio di un figlio, dipende dalla volontà dei suoi genitori, dalla domanda, dal desiderio dei suoi genitori. Lacan una volta lo descrive in un modo un po' rozzo, però rozzo nel senso che fa arrabbiare i miei amici Rocco Ronchi e Federico Leoni quando faccio questo, Lacan lo fa perché è un po' rozzo, però dà un'idea, dice la soggettività è una specie di limatura di ferro, dice Lacan, e perché prenda forma questa limatura c'è bisogno di un magnete. Il magnete è ciò che dà forma alla limatura. E poi commenta, il magnete della nostra vita umana è il desiderio dei nostri genitori. Diciamo che quel desiderio cioè polarizza un campo, no? Allora la domanda è una predestinazione? Come dire, i giochi sono fatti tutti in questo magnetismo originario, in cui noi siamo presi dalla volontà dell'altro. La nostra unica libertà dunque sarebbe quella di fare questa volontà. E questo è un interrogativo. Perché i miei amici filosofi si irritano quando faccio questo esempio? Perché dicono, ma hanno ragione, e io stesso lo puntualizzo, non c'è il magnete e la limatura di ferro, come in una diacronia, evidentemente. Dobbiamo pensare questo come in una simultaneità misteriosa, no? C'è la limatura e il magnete, non c'è prima empiricamente la limatura e poi il magnete che dà forma alla limatura, ecco. Questo va precisato. Siamo in un tempo sincronico, no? In cui si dà insieme la frammentazione del soggetto e la sua dipendenza dal magnete dell'altro. Ora, Dio in Agostino è un magnete, nelle confessioni, ma proprio è un magnete nel senso più letterale del termine, no? Lo trascina verso sé, lo aggrega, gli dà una forma nuova, gli dà una forma nuova. Ora, perché Lacan dice, ecco, non abbiamo scelta? Qui il concetto di grazia evidentemente pone il problema della salvezza come un effetto che non dipende dalla libertà dell'uomo, ma dipende appunto da una imperscrutabile azione di Dio. Ora, qui l'azione di Dio è sostituita dall'azione del desiderio dell'altro. Ma perché il desiderio dell'altro non ci lascia liberi? Allora, ciò che il nostro desiderio si compie a livello dell'altro. Qui c'è qualcosa in più rispetto all'egelismo solito, no? Si compie a livello dell'altro. Cosa vuol dire che si compie a livello dell'altro? Significa che il desiderio dell'altro, qui cito il seminario 6, porta con sé, lo cito proprio, il dono o il rifiuto. Le marche del dono e del rifiuto. O del rifiuto, potremmo dire proprio della salvezza o della dannazione, potremmo dire teologicamente, no? Il dono o il rifiuto. Tradotto in termini clinici significa innanzitutto appunto questa vita, la vita del figlio è stata desiderata, pare come un dono, dunque è amata, o la vita del figlio è vissuta come un impedimento alla mia vita e dunque rigettata, rifiutata. Il dono e il rifiuto sono, diciamo, i movimenti fondamentali del desiderio dell'altro che introducono la vita nella salvezza o nella maledizione.
È chiaro che, non, poiché ci ricordiamo anche il ragionamento che facevamo prima intorno al rapporto tra la storia e la natura, quindi la grazia come qualcosa che interrompe l'inesorabilità deterministica del tempo storico, è chiaro che questo pensiero, che ha un valore, non comporta l'inesorabilità della dannazione, comporta il marchio. C'è una marchiatura, ma la marchiatura non comporta in sé la dannazione, so come dire, no? La vita del soggetto porta su di sé il marchio del desiderio dell'altro, questo marchio non implica una inesorabilità, ma implica un assoggettamento primordiale a cui noi non possiamo sottrarci. Cioè la marchiatura è un effetto della presa del desiderio dell'altro. Bene, questo è un grande capitolo su cui torneremo pomeriggio quando vediamo la soluzione che Agostino pone rispetto a questo grande problema. L'ultimo riferimento che vorrei fare è il più importante, è il più prezioso, che mi permette di entrare nella seconda parte del mio ragionamento, che riguarda la connessione tra il concetto di grazia e il concetto di atto. E quindi chiarire bene che cos'è in Lacan, almeno nel seminario 15, il concetto di atto. Anche qui non è una, appunto, una mia... Oddio, questa è una citazione importantissima che adesso non troverò più. Non è una mia trovata, ma è proprio un passaggio che noi troviamo nel seminario 7. Passaggio fondamentale, definizione fondamentale di atto. Non troverò mai questa citazione. La battuta atto mancato è quasi indecente. Ma sull'atto mancato fra poco dico delle cose. Allora, fidatevi della mia restituzione. Guarda che bizzarro. Ma tanto ci vediamo la tua restituzione dopo pranzo. A pranzo cerchi. Attenzione. No, anche perché volevo darvi la riferimento preciso, perché è, diciamo, la citazione che ispira tutto il corso. e quindi giustamente è mancata. Quindi la coerenza è perfetta. Sì, assolutamente. Bisogna avere fede nell'inconscio. La citazione dice così. Siamo nel cuore del seminario 7. Lacan dice: se volete davvero comprendere il significato dell'atto nella prospettiva della psicoanalisi, non rivolgetevi alla psicologia accademica, rivolgiamoci al concetto cristiano di grazia. Quindi proprio più chiaro di così, da questa indicazione che non sviluppa nel seminario 7, vedo qualche mio collega, magari non se lo ricorda a memoria questo passaggio che cito spesso. E quindi, diciamo, ci dà un'indicazione profonda, no? Il concetto di atto prolunga la versione cristiana del concetto di grazia. E allora, come la prolunga? Nel seminario 15 io vi farò una lettura molto rapida, evidentemente un seminario molto complesso. Siamo nel 1967-68. Tra l'altro è molto interessante come si conclude questo seminario. Si conclude col maggio francese. Quindi Lacan interrompe prima del solito le sue lezioni perché c'è l'irruzione, diciamo, nelle aule universitarie di un atto, l'atto rivoluzionario, tra virgolette, no? Quindi anche in questo caso, come vedete, diciamo, c'è qualcosa che irrompe nella realtà. Allora, quali sono le
definizioni che noi troviamo di atto. Faccio una piccola premessa per veramente... L'interesse che Lacan ha rispetto all'atto è un interesse molto interno, la seconda. Cioè si tratta di capire come un analizzante diventa psicanalista. Questo è un problema che riguarda la formazione degli psicanalisti. In questo seminario Lacan interroga proprio questo passaggio e chiama atto psicoanalitico esattamente questa trasformazione da analizzante ad analista. Questo ovviamente non ci interessa in questo contesto, ci interessa piuttosto prendere tutte le formulazioni che Lacan ci dà del concetto di atto nella sua dimensione più estesa per vedere di raccordarlo al concetto di grazia e dunque di prolungare quell'accenno che Lacan fa nel seminario 7 su una genealogia tra appunto la grazia e l'atto. Allora, la prima definizione che noi troviamo proprio nella prima lezione è che l'atto non è l'azione. L'atto non è un fare. L'atto non è un fare. L'atto non è un'azione. L'atto non è nell'ordine della motricità. L'atto non è nell'ordine della motricità. In particolare, Lacan ha in mente lo schema della psicologia laboratoriale proprio, dell'arco riflesso, stimolo, risposta, e della sua, diciamo così, rigida determinazione, dato uno stimolo abbiamo una risposta. Ecco, il modello dell'arco riflesso in cui rientra, diciamo così, l'agire, rientra il fare, rientra la motricità del fare, rientra la continuità del fare, non concerne il concetto di atto, perché il concetto di atto appare nella misura in cui questa continuità, di cui l'arco riflesso è un paradigma, si interrompe. Quindi l'atto si dà laddove la capacità d'azione viene meno. L'atto si dà dove c'è una interruzione dell'azione. Da questo punto di vista il mio atto mancato è un vero atto, secondo Lacan. È un vero atto. È un vero atto perché interrompe l'automatismo dell'azione, che è l'automatismo anche, se volete, alla Hume, cioè dell'abitudine, l'automatismo dell'abitudine. L'automaton, dirà Lacan, seminario, dice Lacan, seminario 11. Allora, da questo punto di vista, l'atto riuscito, essendo l'atto che interrompe l'azione, implica l'emergenza, la rivelazione di una verità. L'esempio che Lacan fa, molto semplice, freudiano, è l'esempio del lapsus, no? Dove il lapsus, o l'atto mancato, come è accaduto questa mattina in diretta, diciamo, è un atto riuscito, vedremo in che senso il mio sarà un atto riuscito, diciamo, al momento è mancato, però la fede vuol dire vedere nella caduta dell'azione e nell'emergenza dell'atto una possibilità ulteriore rispetto a quella dell'azione. Quindi l'atto porta con sé l'emergenza di una verità che oltrepassa l'intenzionalità dell'azione e che nella misura in cui implica una caduta, caduta dell'intenzionalità, caduta dell'azione, realizzazione dell'atto. Ecco. Ora, per chi conosce le confessioni, sa che questa è materia agostiniana, chiara, no? Cioè è proprio nella perdizione, se volete, no? Che noi abbiamo la possibilità di un ritrovamento di una verità. Nella misura in cui qualcosa cade, qualcosa si può realizzare. È la stessa esperienza di Paolo, in fondo, no? Cioè la caduta implica una rinominazione del soggetto e quindi un guadagno, diciamo, di possibilità. Saulo, Paolo. Il secondo punto
è che l'atto, qui cito Lacan letteralmente, è nell'ordine di un lampo, è nell'ordine dell'inaudito. Vorrei trattenere queste due espressioni, del lampo, cioè di una istantaneità, e al tempo stesso dell'inaudito, cioè qualcosa che dunque scompagina l'ordinario. Dunque, istantaneità, lampo, lo traduciamo più rigorosamente nel lessico lacaniano con l'espressione contingenza. L'espressione contingenza viene lavorata in diversi seminari, in particolare alla fine del seminario 20, e la contingenza è il nome dell'incontro che interrompe la necessità, che interrompe la ripetizione inesorabile del necessario. Non cessa di non scriversi. Qualcosa si scrive. Cessa di non scriversi. Abbiamo l'irruzione della contingenza come possibilità. Ecco, ma se l'atto è però questa contingenza, quindi nell'ordine del lampo, dell'inaudito, che interrompe una continuità già stabilita, è altresì, cioè Lacan tiene insieme la contingenza dell'atto con la trasformazione del soggetto implicato nell'atto. Quindi è un lampo, è qualcosa di inaudito, è una contingenza che ha un effetto, lo dicevamo anche ieri, di trasformazione, di cambiamento, possiamo anche dire di conversione, Lacan dice di conversione del soggetto. Ma attenzione, questa conversione, uso le parole che usa Lacan, è la conversione che l'atto genera, non implica il fatto che l'atto sia un predicato del soggetto. Cioè non implica il fatto che il soggetto sia la sostanza dell'atto. Cioè non implica il fatto che l'atto sia determinato dal soggetto. Piuttosto noi siamo inseguiti dall'atto. Non siamo noi che calcoliamo l'atto. L'atto, non, lo dice Derrida, no? L'atto non è, la decisione non è l'esito di un calcolo. Decisione passiva, no? C'è qualcosa che ci sorprende e noi siamo, lo dice questo, non è Lacan, ma è un suo allievo in un dibattito, in una seduta bellissima, straordinaria seduta, in cui Lacan non c'è e lascia che i suoi allievi parlino tra loro delle sue prime lezioni. Straordinaria seduta per una serie ricchissima di riferimenti alla nostra pratica e anche ai rischi della scuola, di ogni scuola di psicanalisi, insomma, una seduta meravigliosa, ma uno di questi dice, ma allora dovremmo pensare, se l'atto non è un predicato, che non solo non è il soggetto che padrone dell'atto, ma addirittura che noi siamo inseguiti dai nostri atti. Una formula, noi siamo inseguiti dall'atto. Detto questo, noi però, questo significa, lo dico con le parole che Lacan usa, lo trovate negli altri scritti, cioè resoconto del seminario 15, come usava fare Lacan, cioè sintetizzare l'essenziale dei suoi seminari, trovate queste due pagine, qui trovate l'atto, sentitela anche qui a miei occhi molto agostiniano, cito, l'atto è ciò che destituisce il soggetto che lo instaura. Paradosso, no? È ciò che istituisce il soggetto che lo instaura. Perché c'è riferimento al soggetto? Perché il soggetto è trasformato dall'atto. Ma è trasformato solo in quanto destituito. Qui veramente un capovolgimento della famosissima tesi che ha formato generazioni su Feuerbach, l'undicesima tesi di Marx.
cioè finora i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di cambiarlo. Cioè per Marx l'atto è la prassi che trasforma il mondo. E in questo caso per Lacan invece l'atto è qualcosa che trasforma il soggetto. Cioè in Marx è la prassi soggettiva che trasforma il mondo, in Lacan è l'atto che trasforma il soggetto, ma lo trasforma nella misura in cui lo destituisce del suo atto. Ecco, mi pare che, secondo me, poi Gaetano mi contraddirà, tutto questo senza Agostino è difficile pensare. No, c'è una... Ancora. Questo significa che la trasformazione implica l'inaudito, abbiamo detto. Implica cioè il nuovo. Questa è una seconda, è una terza, se non sbaglio, terza definizione di atto che troviamo nel seminario 15, cioè l'atto è l'origine del nuovo. Dove c'è atto, c'è un nuovo inizio, c'è la possibilità di un inizio nuovo. L'atto è ciò che rende l'inizio possibile. La conversione è in fondo un nuovo inizio. È una formula che cito spesso. Quando a Lacan venne chiesto in un incontro pubblico non con specialisti che cos'è una psicanalisi, no? Lo trovate nel mio insegnamento pubblicato da Astrolabio, no? Chiedono che cos'è una psicanalisi. Lui dice, ma la psicanalisi è la possibilità che noi diamo a un soggetto di ripartire, di ricominciare. No? Quindi l'atto è l'esperienza che rende possibile la ripartenza, cioè un nuovo inizio. Qui lui cita una poesia di Rimbaud che vorrei leggervi, perché è un frammento della poesia di Rimbaud che si trova nella traduzione italiana, si trova in Illuminazioni. Bellissima poesia. Citazione molto bella perché ci dà proprio l'idea di tutto quello che ho detto fino a questo momento, no? Dice un colpo del tuo dito sul tamburo scatena tutti i suoni e dà inizio ad una armonia nuova. Colpo. Ecco il carattere istantaneo, però il colpo genera una armonia, cioè una forma, da una forma alla forza nuova. Scatena tutti i suoni e dà inizio ad un'armonia nuova. Un passo tuo, un colpo, un passo tuo ed è leva di uomini e il loro in marcia. Messa in movimento, gira la testa. Ecco. Il nuovo amore. Rigira la testa. Ecco l'amore nuovo. Questo girare, volgersi, come sapete, etimologicamente ha a che fare proprio con l'esperienza della conversione. Volgere la testa, volgere lo sguardo, modificare il proprio sguardo. Ecco, questo è l'effetto di un colpo di tamburo. Mentre ieri nella discussione parlavamo del rapporto di Freud con la Torah e con la tradizione ermeneutica della Torah e l'idea dell'interpretazione, della pratica della psicanalisi come una pratica di decifrazione del testo, che in Freud è sicuramente sensibile. Qui invece Rimbaud mette l'accento, e non a caso Lacan si rivolge al poeta, no? Mette l'accento sul colpo, sul passo, cioè su un timbro del significante che non ha più a che fare con la risonanza ermeneutica, ma con qualcosa che scuote.
con qualcosa che scuote e genera un nuovo inizio. Altra definizione di atto: ogni atto, dice Lacan, è senza garanzia, senza assicurazione. Che cosa significa questo? Che c'è una circolarità strutturale tra l'atto, cioè l'evento dell'atto, e l'esperienza della inconsistenza dell'altro, cioè di una certa caduta del grande altro, cioè del Dio, per esempio in termini teologici, del Dio della tradizione, caduta del Dio come luogo dell'altro dell'altro. Dove c'è atto, noi abbiamo un'erosione del luogo dell'altro. Dove il luogo dell'altro resta compatto, non abbiamo possibilità di atto. Cioè la possibilità dell'atto è data dall'erosione dell'altro e al tempo stesso è l'esistenza dell'atto che erode il luogo dell'altro. C'è una circolarità, voglio dire, tra l'atto e l'erosione, l'inconsistenza dell'altro. La possiamo leggere dai due lati. Per scendere molto a terra, rispetto a questa formula che può essere un po' esoterica, un'esperienza comune a tutti, quando ci sono cattivi maestri, quando c'è fenomeno di inibizione. Perché il cattivo maestro genera inibizione? Perché dà di sé un'immagine non erosa. E nella misura in cui dà di sé un'immagine onnipotente, completa, piena, trasforma i suoi allievi o in cloni che ripetono il verso del maestro o in soggetti inibiti. Non so se è chiaro. La possibilità dell'atto, cioè della presa di parola di un allievo, è data dalla capacità del maestro di entrare, ovviamente, cioè di far lavorare la propria inconsistenza nel lavoro di trasmissione del sapere. Prendiamo il lato opposto, la lettura che Lacan fa di Amleto nel seminario 6, detto di Shakespeare, è una lettura fondamentale da questo punto di vista, perché lì il tema dell'atto è affrontato sul lato negativo, cioè abbiamo una inibizione all'atto. Amleto non sa compiere un atto, non sa mettersi, diciamo così, meglio, a disposizione dell'atto. La sua posizione soggettiva è di chi, come Lacan lo descrive, differisce costantemente l'atto. Edipo è il rovescio di Amleto è il rovescio di Edipo, cioè l'Edipo di Sofocle è colui che agisce senza avere il sapere della sua azione. Questo Hegel nella fenomenologia lo descrive appunto come soggetto dell'inconscio, diversamente di Antigone che sarebbe senza inconscio per Hegel. Edipo agisce ma non ha il sapere di ciò che fa. Agisce senza sapere ciò che fa. Amleto sa tutto, perché il padre gli comunica all'inizio del dramma, gli comunica tutta la verità e gli affida anche una missione, diciamo. Quindi Amleto sa, ma il sapere di Amleto è ciò che inibisce l'atto, che rende impossibile l'atto. Quindi abbiamo il capovolgimento di Edipo. Edipo agisce senza sapere, Amleto, poiché sa, non agisce. Il suo atto inibito. Perché ci interessa? Perché Lacan dice Amleto è il paradigma dell'inibizione dell'atto, dell'impossibilità dell'atto. È un soggetto paralizzato e questa è una definizione clinica che Lacan dà della nevrosi in generale. Il nevrotico è colui che non accede all'atto, alla dimensione dell'atto. Non accede alla dimensione dell'atto. E perché non accede alla dimensione dell'atto? Qui arriviamo al punto. Perché non è in grado di assumere l'atto, diciamo, di essere aperto all'atto? Perché rifiuta l'atto? Perché, cito Lacan nel seminario 6, le lancette
perché le lancette del suo desiderio sono sintonizzate sull'ora dell'altro. Perché le lancette del suo desiderio sono sintonizzate sull'ora dell'altro. Cioè perché Amleto non sa qual è il suo desiderio, in quanto è il padre che gli chiede di compiere l'atto per lui, diciamo. E dunque Amleto è paralizzato nella misura in cui attribuisce il suo desiderio al desiderio dell'altro. E allora abbiamo differimento dell'atto, paralisi, procrastinazione dell'atto, che è il fenomeno più proprio, diciamo, della nevrosi ossessiva in particolare. Viceversa, quando noi abbiamo atto, abbiamo caduta dell'altro, inconsistenza dell'altro. Voglio fare un ultimo esempio su questo circolo che stiamo descrivendo, che è molto, che è molto complesso. È un esempio che ho fatto in un libro titolato Il miracolo della forma, che è un esempio che ho ascoltato paradossalmente dal divano, più volte da soggetti diversi, per cui mi sono fatto l'idea che quel racconto fosse vero, perché erano tutti pittori, artisti, almeno tre, che mi hanno raccontato lo stesso aneddoto che riguarda Emilio Vedova, che insegnava pittura all'Accademia di Venezia, e che di fronte alla inibizione dell'atto dei suoi allievi, che erano, diciamo, paralizzati dal bianco della tela, anche Van Gogh racconta a Theo la sua pietrificazione di fronte al bianco della tela, per, diciamo, rendere possibile l'atto, risvegliare i suoi allievi, si avvicinava con uno spazzolone e dava un colpo di spazzolone sulla tela, e questo metteva in moto. Un colpo di spazzolone sulla tela metteva in moto. È chiaro, che cosa accade lì? Mostra, diciamo, l'operazione è quella di uno svuotamento. Se la tela bianca è piena, ingolfata di citazioni, riferimenti, memorie di tutta la storia dell'arte, è chiaro che di fronte a questa consistenza stratificata dell'altro, io non ho possibilità di atto. Cosa posso dipingere dopo Pollock, dopo Rothko? No, c'è paralisi. L'operazione del maestro è svuotare, produrre il vuoto. La produzione del vuoto, cioè dell'inconsistenza dell'altro, mette in movimento l'altro. Questo problema della liberazione di un sapere, diciamo, che offusca l'altro, è un problema agostiniano. Anche nelle confessioni c'è una traiettoria che va da un sapere, diciamo, libresco, accademico, che non è utile alla vita, diciamo, a un'altra forma di sapere. Quindi c'è veramente un movimento che va dalla consistenza dell'altro del sapere, ad una esperienza della verità che buca la compattezza di quel sapere, la compattezza illusoria di quel sapere. Manca pochissimo, mancano due punti. Un'altra definizione molto importante di atto, forse la più conosciuta perché il riferimento appunto è a Giulio Cesare, è quella che c'è atto dove c'è sconfinamento, dove c'è esperienza di sconfinamento. Non direi di trasgressione, attenzione, abbiamo oggi visto la problematica della trasgressione, no, piuttosto si tratta di varcare una soglia. Lacan dice, come Giulio Cesare si trova a varcare il Rubicone, questo è l'esempio che fa. Ecco, varcare una soglia implica l'esperienza dell'atto. C'è atto ogni volta che noi varchiamo una soglia. Ma qual è la soglia fondamentale, la soglia delle soglie, diciamo? La soglia che si tratta effettivamente di varcare, come anche ci insegna Agostino nelle Confessioni. La soglia che si tratta di varcare è la soglia dell'io. Per Agostino è la soglia della superbia. Perché, diciamo, i due grandi peccati di cui Agostino parla sono il peccato della turpitudine carnale, diciamo,
della concupiscenza, della pulsione sessuale, e dall'altra parte l'altro grande peccato è il peccato della superbia, cioè narcisistico, della enfatizzazione dell'io. Allora l'atto implica l'oltrepassamento della soglia dell'io. Il Rubicone, diciamo, nella psicanalisi è l'io. E l'ultima, che è quella che ci aiuterà, spero, non so, a leggere questo pomeriggio, a leggere l'esperienza della conversione, è questa formula che noi troviamo, mi pare, nella lezione del 22 novembre del 67, che dice che un atto è tale solo nella lettura dell'atto, da intendersi, precisa Lacan, a posteriori, a precu. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'atto non è, come abbiamo visto, esercitato dall'intenzione, ma può essere ricostruito solo a precu attraverso una lettura di ciò che è accaduto, come se fosse un atto. Come dire che l'atto acquista il suo valore di atto solo attraverso la lettura retrospettiva dell'atto. Allora, in Agostino che cosa abbiamo? Questo. Abbiamo la sua autobiografia che, come il professor Lettieri ci ha mostrato, no? È una eterobiografia, cioè una biografia dell'incontro con l'altro, dei segni di questo incontro, ma questo è possibile solo attraverso la scrittura delle confessioni, che sono l'atto attraverso cui viene riletta la presenza di Dio attraverso i suoi segni come un atto che ha trasformato la vita. Quindi l'atto esiste solo nella lettura dell'atto. Faccio un esempio ancora più semplice, no? Uno può sposarsi e il suo matrimonio può non essere un atto. Non solo perché lo disfa immediatamente dopo, ma perché non ha trasformato in nulla la vita di questo soggetto. Uno può diventare padre o madre e questa esperienza può non essere un atto, perché non ha trasformato nulla. Quando io posso dire la mia paternità è stata un atto? Lo posso dire solo a precu, retroattivamente. Come dire, è il dopo che significa il prima. Non è il prima che causa il dopo. Questo è anche un altro modo di leggere il rapporto tra natura e storia, no? Il tempo naturale implica che sia il prima a definire il dopo, il prima causa del dopo. Il tempo dell'atto implica un'inversione del vettore temporale, per cui è il dopo che significa il prima. Allora, per esempio, nelle confessioni, noi, passaggio, credo, nel primo libro, troviamo questa idea pazzesca di Agostino, per uno psicanalista non tanto, diciamo, però, quando dice, ma in fondo, vedete, la lettura, ma in fondo, nutrito dal latte di mia madre, insieme al latte, già, mi nutrivo del nome di Cristo. Cioè il nome è già nel latte. Ma questo lo può dire non mentre fa esperienza dell'allattamento, non so come dire, no? Non mentre fa esperienza dell'allattamento. Lo può dire risignificando quell'incontro, cioè la trasmissione della fede da parte della madre, che insieme al latte dona il nome. E dunque il nome nel latte è la prima manifestazione dell'altro nella vita di Agostino. Ma questo lo può dire appunto scrivendo le confessioni, può riconoscere che quello è stato un atto. Non so se...
ma i complimenti non glieli facciamo, perché questo narcisismo deve essere bandito, anche perché questo consente di prendermi ancora una volta, ecco, cito Dante, oppresso di stupore. Insomma, è impressionante come sia potente la restituzione obliqua di tutti i nodi del pensiero agostiniano attraverso appunto questa indagine così minuziosa di Lacan. Gli scienziati di Lacan mi hanno lasciato a bocca aperta, devo essere onesto, sin dalla prima di facevi così esplicite, appunto così coerenti, no? Anche un arco temporale così lungo di 30 anni e più, insomma, per capire gli anni 30, sì. Mi sembra. Comunque io vorrei qui lasciare la parola, poi ci sono tantissime questioni che tu hai citato qualche volta Derrida, ma cioè le corrispondenze con Derrida sono impressionanti, anche al di là di quello che magari Derrida non ha riconosciuto nel suo rapporto, con la Lacan. E cioè appunto la decisione passiva, no? Il rapporto con l'avvenire. E poi quando ti ascoltavo, infatti mi sto zitto, riflettevo però sulla centralità di Kierkegaard, quando Derrida dice Kierkegaard per me rimane sempre il più significativo, cioè in fin dei conti è la questione della singolarità, di quella trascendenza che la piega, che l'immanenza, che in qualche modo fora, buca l'immanenza e costituisce storia. In fondo ci stai introducendo al passaggio dalla soggettività alla singolarità, sostanzialmente, che è davvero la traiettoria agostiniana. Cioè, in fin dei conti la singolarità si costituisce a partire da un pensiero che ha lasciato sospesa la questione della totale dipendenza dall'altro, no? Cioè, un interrogativo, come hai affrontato il toro per le corna, è possibile che? Allora, da un punto di vista storico, come mai la singolarità, e allora anche dal punto di vista storico-letterario, l'autobiografia, nasce da un pensiero della predestinazione, cioè della destituzione del potere del soggetto. Cioè, in fondo, l'inaugurazione della, storica della singolarità si dà a partire da un pensiero della deposizione del soggetto, del suo libero arbitrio, del suo potere di previsione, del suo potere di conoscenza e di strutturazione dell'ordine. No? E allora, in questo senso, il disordine, quella meravigliosa diversità, non può più citare. Sul colpo, sul dito, sul tamburo, sul passo. Qui mi viene in mente un passo di Artaud meraviglioso, no? Che ora non cito perché lo citerei male, ma insomma che il rumore dei suoi passi, cioè la contingenza assoluta, vale infinitamente di più dello stupro dell'eternità. Che è un'affermazione che torna anche su questo discorso dell'erosione dell'altro. Comunque, Nicolò, sì, vuoi intervenire tu per primo? Va benissimo. Innanzitutto voglio davvero ringraziarla di cuore per queste lezioni, che è stato molto, davvero molto bello e interessante ascoltare. Due considerazioni. La prima riguardo allo schema pentagonale che ha descritto ieri riguardo all'ascito, all'eredità cristiana, in qualche modo presente nel testo lacaniano. Quindi questi cinque angoli, la parola, il nome del padre, la legge, l'amore e lo scarto. Mi chiedevo se ci potesse essere un filo, in qualche modo, che legasse insieme questi punti e che li collegasse al discorso, alla grazia agostiniana. E mi chiedevo se questo filo potesse essere in qualche modo magari la logica kenotica, cioè per come emerge dalle epistole filippesi di Paolo, e più in generale in tutta la trattazione cristiana sul dogma dell'incarnazione, in qualche modo. Cioè la kenosi in un certo senso dà a pensare lo svuotamento del divino e quindi l'evacuazione di Dio dalla presenza, in un certo senso, e la creazione è in un certo senso anche questo processo di svuotamento del divino. E allora mi veniva in mente un passaggio del seminario settimo in cui Lacan si concentrava su questo aspetto, sulla creatio ex nihilo, e vi leggeva una sorta di dispositivo di castrazione del Dio stesso, castrazione nel senso di insinuazione della mancanza in Dio, in questo senso, e affermava allo stesso tempo che la presenza di una sorta di messaggio ateo interno al cristianesimo stesso. Allora la mia domanda è se in qualche modo
il discorso lagaliano non solo sia proprio erede, ma radicalizzi e costituisca davvero la piega, la radicalizzazione della piega autodecostruttiva del cristianesimo stesso, anche per ricollegarmi a quanto diceva il professor Lettieri nell'introduzione di questa lezione. La seconda considerazione invece riguarda ciò che lei ha detto prima riguardo al recupero della storicità, che costituisce davvero il tratto distintivo del ritorno a Freud. Mi veniva in mente la trattazione di Michel de Certeau nella scrittura della storia sul rapporto tra storiografia e psicanalisi. De Certeau dice che sono due modalità di topologicamente diverse di collocare l'assente, perché la storiografia colloca il passato accanto al presente in una successione, e invece la psicanalisi si sforza di pensare il passato dentro al presente. E pensa queste due modalità come appunto queste due operazioni, quella storiografica e quella psicanalitica, come due modalità di bordeggiare l'assenza. E allora mi volevo solo appunto segnalare questo rapporto e chiedere magari di se poteva dire qualcosa in proposito. E la ringrazio ancora, insomma, ovviamente. C'è qualche domanda, Maria? Dottoressa Fallica? I ringraziamenti non sono formali, ci diceva, mi colpiva, questa è una formula molto banale, forse violenta, cosa si diceva verso la fine, il dopo che significa il prima, non il prima che significa il dopo. In fondo si può obiettare, sono anche le due grandi alternative del pensiero cristiano, cioè in fondo per origine è tutta una linea che forse possiamo fare arrivare fino ad Hegel, è il prima in fondo che significa il dopo. Qui l'alternativa costiniana è il dopo che significa il prima. Ma tornando anche a quello che diceva Nicolò sulla questione della storia, pensavo che questa alternativa che risuona moltissimo, perché anche negli studi contemporanei di storia delle religioni, per esempio l'ingresso delle neuroscienze, l'applicazione per esempio delle neuroscienze rischia, su questa, di essere una modalità di rimozione della storia, e quindi questo mi sembra molto interessante per noi. Però mi chiedo una domanda che vuole... Anche nella storia del cristianesimo. Esatto, sì, la religione è nella storia del cristianesimo. E quindi in fondo riduce la storia del cristianesimo perché elimina l'ambiguità, diciamo. Però mi chiedevo, quando lei dice che l'atto riuscito implica l'emergenza, la rivelazione di una verità, come questa rivelazione di una verità non è teleologica decifrazione di segni? Molto chiaro quello che diceva, ma mi sembra un punto che si può approfondire. Grazie. Mantuano, prego. Luigi. L'uso di mistica e desertò in particolare. Volevo fare un'osservazione, una domanda, partendo da una prospettiva storica, però poi la domanda diventa... Però devi parlare più forte, sennò a casa... Okay. Allora, per interrogare Lacan attraverso le cose, perché se è vero che l'atto si dà nella sua realizzazione rispetto alla visione, mi chiedo quanto la riflessione che Lacan ha fatto all'interno delle cose ha fatto maturare alcuni suoi principi d'arte, no? In modo particolare questa cosa che lei ha detto oggi, il ritorno a Freud non avviene tanto e soltanto con la linguistica, con Jacobson, eccetera, però avviene sicuramente molto con la storia. Allora mi chiedo, il ruolo del deserto all'interno delle colpoiene, per parlare di uno tra gli altri, è stato forse non soltanto di ascoltare la parola del maestro, ma è stato quello di tradurre ancora e di pensare insieme il rapporto a quello che prima chiamavamo l'assente, che è poi la categoria che si è proposta, no? C'è questo testo, Ranchetti ha raccolto, tradotto, poi ha raccolto insomma gli scritti su storia e psicanalisi tra scienza e finzione, e c'è l'ultimo testo che è titolato appunto Lacan, un'etica della parola. In questo testo conclude Certeau, intanto è intitolato un'archeologia cristiana. Quindi c'è l'esplicito riferimento che già all'interno dell'École Freudienne c'è una lettura cristiana del testo e del pensiero di Lacan, con le citazioni stesse di una serie di seminari.
questo altro che chiamo il Dio scuro, è una citazione che Certaud fa dell'opera di Lacan, e poi conclude: ma è certo qualcosa di cui Lacan faccia mistero, anzi egli ripete che c'è dell'uno che è sempre l'altro, e continua: la canzone, come abbiamo di mistici, di questa ipotesi non viene da nulla. Nel discorso lacaniano ha la sua storia, le sue narrazioni e i suoi luoghi teorici, due punti, è cristiano. Quindi c'è un corpo a corpo tra Certaud e Lacan sul discorso del cristianesimo e non solo della storia. Però il terreno di questo incontro non è la discussione metodologica e teoretica, ma è quella dello sviluppo di studi di carattere storico, che Certaud racchiude tutti quanti nella fabula mistica, la fabula mistica, con tutta l'analisi dei casi delle prosi, e poi la scrittura della storia si conclude con due grossi studi intitolati Scritture freudiane, no? Dedicati al Museo del Monteismo, e quindi tutta la riflessione di come l'interpretazione della storia è un modo di ascoltare quella che lei oggi ha chiamato e ieri sta chiamando la grazia. Allora, questo tema qui, io credo che Certaud stesso lo offra alle comunità, perché è la tradizione gesuita. Perché nell'essaggio intitolato Lo spasso di desiderio, che è un testo fondamentale di Certaud, dove lui argomenta che esiste un a priori mistico, e questo a priori è la volontà, come spazio indisponibile, che poi lo decliniamo con una serie di nomi, la volontà, però io qua cito quello che mi piace di più, perché Certaud alla fine dice, insomma, lo chiamiamo festa, estraneo, assente, stupefazione, però lui poi dice alla fine, significa accettare di ascoltare il rumore del mare, perché del maestro Certaud prende un po' il nome. Concludo questa domanda. Nel seminario 7 conclude a un certo punto il capitolo intitolato Le pulsioni e le esche. Conclude Lacan in questo caso. Freud ci ha lasciato di fronte al problema di un rinnovarsi dell'apertura beante rispetto a Das Ding, che è proprio dei religiosi e dei mistici. Nel momento in cui non potevamo più in nessun modo metterlo sotto la garanzia del padre. Ecco, allora mi chiedo come nella sua lettura del padre di tutti i mistici, che è Agostino, questa elaborazione storica dei mistici entra nella definizione delle categorie di Lacan, delle categorie chiave, tra cui questa della grazia e soprattutto. Per risparmiarci una serie di passaggi, Certaud ha argomentato in tutte le sue opere che esiste una stessa struttura tra la scrittura della storia, la psicanalisi e la scrittura della teologia. E quando parla del potere la debolezza del credere, c'è tutto un saggio dedicato al potere. E Certaud conclude: potere nel cristianesimo significa per perché da un atto mancante, che è la sparizione del corpo di Cristo, nascono diverse narrazioni, diverse storie, quindi l'atto mancante che si dà poi nelle molteplicità delle storie, e quindi già le quattro versioni del Vangelo. Mi sembra che questa concezione sia molto vicina al discorso dell'atto come lei ce l'ha presentato. Cioè l'atto consiste poi, per Lacan stesso, e mi chiedo quando Lacan ne abbia discusso con Certaud, altri gesuiti, l'atto diventa la possibilità della creazione, la possibilità di morte. Ero curioso di sapere quello che le sue suggestioni. Posso aggiungere in coda una la domanda in coda? No, le due domande convergono. Sì, mi riconosco completamente infatti in quello che si è appena detto, ma parla forte. Bisognerebbe anche indagare il ruolo, infatti, anche della componente gesuitica all'interno della scuola, rappresentata da figure come appunto Louis Bernard o Denis Vasse, oltre a Michel de Certaud stesso, che hanno davvero vertebrato dall'interno la genesi di alcuni concetti anche chiave. Sarebbe interessante approfondire questo aspetto, no? Allora farei tu nella tua tesi di dottorato, vediamo. Fammela avere poi e i primi passi.
Doriana Ricusati, una dottoressa. Quando parlava del sovrappiù, diceva che la psicanalisi non ha come fine la guarigione, ma la ricerca della verità, anche poi la guarigione accade. No, non sempre, altrimenti non sarebbe grasso. Certo. Però, cioè, se non accade, no? Cosa fanno poi il paziente, lo psicanalista, continuano a parlare? Cioè, chi ha la responsabilità, se non è della... Come ci si salva quando la salvezza non avviene? C'è qualche altro? Prego. Meglio farne un gruppetto, così riusciamo anche a sintetizzare la risposta. Prego. In realtà, volevo fare tante domande, ma ne faccio una, cioè vengo un po' al solo. Da parola desiderio. Da quello che lei ci ha detto tramite la gang, il desiderio è una parola che si presta a molte interpretazioni, però diciamo quelle più importanti sono il desiderio come il desiderio dell'altro, quindi domanda di riconoscimento, domanda d'amore, quindi la gang la chiave è il desiderio, che implica un soggetto, cioè un soggetto che deriva dall'altro. E poi però il soggetto deve inventare il proprio nome, cioè la soggettività, deve passare da questo assoggettamento, come lei ci spiega. E quindi qui uso un po' le parole molto disabili che lei conosce molto bene, cioè fare responsabilità del soggetto, non evitare a fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di noi, passando da questo filtro. Ora, chi è stato riconosciuto nelle parole dell'altro, in parte avvantaggiata, diciamo, possiamo dire così. Io ho letto questo nelle sue spiegazioni. Ora, però, il problema del soggetto è di incontrare il desiderio d'altro, cioè il proprio desiderio. E questo passa inevitabilmente dalle sue parole, ritornando al non senso, perché se dobbiamo fare l'esperienza dell'inesistenza dell'altro, cioè dobbiamo prendere tutte le certezze che l'altro ci ha dato, dobbiamo metterle in discussione. E questo è traumatico, cioè il contrario, appunto il reale di questo assoggettamento e farne qualcosa è veramente, si passa per un trauma che poi può avere la gioia, può provocare la gioia nel corrispondere poi al proprio desiderio, se si arriva a cifrare il proprio desiderio. E questo provoca l'atto, cioè provoca l'atto, cioè che io leggo nella parola atto anche la parola incontro, cioè l'incontro è scabroso con il proprio desiderio, e lì è tutta la responsabilità poi di corrispondere, quindi non tradire, è una vita che lo può dire questo, cioè appunto retroattivamente non è una cosa momentanea, però lei ci ha spiegato molto bene che poi la prova del 9 è la costanza, cioè alla fine della nostra vita dire sì, ho fatto qualcosa oppure ho voltato le spalle. Per tornare all'atto che non è l'azione, quindi l'azione è questo. Noi mi è venuto in mente, ho letto Il miracolo della forma, e lì lei parla dell'opera d'arte come l'artista sa che quando un'opera diventa un'opera d'arte perde l'opera, perché nell'atto non è la volontà dell'atto, cioè l'atto smentisce l'azione, potrebbe dire, sempre un po' pianificata, e quindi l'artista sa solo relativamente guardando l'opera che c'è stato. Cioè c'è stato quell'evento che ha fatto sì che l'opera non è un'opera da distruggere, ma è degna di essere poi data alla società. Ultima domanda, Bubi. Testa, no, cavalleria, testa. Grazie. La professoressa Canella, insegna questa sapienza. Intanto c'è bisogno di ringraziare, insomma, questo ringraziamento di tutti, e volevo... Scusa, sì. Sì. Sì,
Sì, volevo avere un chiarimento riguardo al concetto di compressione. Per coloro che sono a casa. Sì. Concetto di conversione. Dunque, io presento una serie di interpretazioni psicanalitiche che sono state date della conversione religiosa, no? E la maggior parte di queste, per quello che sapevo io, ma forse sono un po' datate, interpretavano la conversione come una riunificazione dell'io diviso, che genererebbe un senso di completezza, un io appunto da quel momento a posto e felice. Sto pensando per esempio all'interpretazione di James relativamente ad esempio al figlio il prodigo, dove il testo dice rientrò in sé, no? Rientrando in sé, con il verbo proprio eisauton elton, cioè è questo movimento. Ora mi sembra che rispetto a quello che lei ci ha insomma restituito di Lacan, queste idee invece di Ness come luogo dell'illuminazione, sull'io che deve non tanto governare l'eccesso quanto restituire l'eccedenza, questa idea di equilibrio mi sembra leggermente diversa. Volevo solo un chiarimento su questo, grazie. E qui mi permetto di citare una stupenda affermazione di Nass, che dice: ma siamo sicuri che i discorsi filosoficamente più profondi debbano essere discorsi squilibrati, no? Che è una cosa fantastica. Ludovico. Sì, io giusto aggiungo di quota perché un'osservazione che era nata anche in relazione, mi era venuta in mente in relazione alla domanda di Doriana, e che forse va in direzione in qualche modo diversa rispetto a quello che suggeriva Niccolò nella sua prima domanda relativa alla psicanalisi come esito dell'autodecostruzione cristiana. E la domanda in qualche modo è provocatoria, però appunto, mi pare che sia ineludibile appunto anche per ritornare alla questione più diciamo, generale che lei ha posto già da ieri sul rapporto con il cristianesimo. Tutto, in fondo, mi pare ruoti intorno a questa questione di un atto che per mirare alla salvezza deve abdicare alla ricerca della salvezza, comunque deve appunto cercare la verità e deve aspettare, pur confessando che in qualche modo è questo sovrappiù, questo evento inassicurabile, eccedente, che arriva come incontro, come l'evento. Eppure la psicanalisi rimane naturalmente anche procedimento, ricerca, quindi anche attuazione da questo punto di vista. E quindi è una situazione paradossale del rapporto con l'incondizionato, che però allo stesso tempo rimane un rapporto di ricerca, ecco, diciamo così. Ecco. Ora, proprio su questo tema, mi chiedo se proprio nel punto di maggiore contatto tra la questione psicanalitica e l'agostinismo si risveglia anche però la resistenza irriducibile che si indirizzerebbe come una questione scatologica, nel senso che per il cristiano l'atto della ricerca della verità può essere un atto radicalmente nichilistico, perché è un atto che si affida appunto non a una guarigione empirica, o comunque si aspetta una salvezza scatologica, quindi è l'anticipazione di un evento appunto indisponibile qui, in questo, o almeno disponibile solo parzialmente, e anche che si manifesta nell'esperienza dell'alienazione della malattia. In questo senso l'esperienza della confessione, dell'alienazione, del peccato, è un'esperienza drammatica di restituzione della soggettività, un'esperienza anche sacrificale, diciamo così, martiriale, ecco, direi. E perché appunto la grazia è qualcosa che resiste rispetto a qualsiasi assicurazione empirica o, diciamo, riduzione a oggetto di esperienza. E in questo senso invece mi chiedo se la psicanalisi è appunto non essendo altro che una prassi che comunque rientra nella cura della vita, diciamo così, alla fine, da questo punto di vista, non possa rinunciare a una restituzione, diciamo così, esperienziale della salvezza, quindi a una
non debba tramutare comunque la questione della salvezza in questione di guarigione, quindi di esperienza, di felicità, godimento. Questa è anche una domanda che faccio a lei, cioè che proprio mimando l'atto religioso, però allo stesso tempo neanche una secolarizzazione, una mentalizzazione nella sua dimensione, diciamo così, più dura, più sacrificale e anche più in qualche modo paradossale, perché comunque rimane questo rapporto con questa iscrizione nell'immanenza del rapporto con la trascendenza, diciamo. Cominciamo a rispondere e poi magari facciamo un secondo turno. Sopravvalti. No, diciamo. Abbiamo un tempo, no? Sì, sì, abbiamo... abbiamo 30 tempo. Minuti. Sì, ok. Ho aperto un po' prima quando il tempo stringe. Beh, intanto grazie sia per il vostro ascolto che per queste domande, che alcune sono dei contributi, diciamo, per sviluppare ulteriormente questa riflessione. Ma partirei dalle ultime e poi arriverei alle prime. Allora, l'ultima domanda effettivamente è decisiva per quel che riguarda la pratica della psicanalisi. La pratica della psicanalisi implica la possibilità della resurrezione. Sempre. Cioè implica la possibilità che non tutto sia morte. Laicamente il mio modo di intendere l'esperienza cristiana della resurrezione è che anche nella morte c'è vita. Che la vita è un resto, come dicevamo ieri, no? La figura del resto è una figura cristiana che è centrale nell'opera di Lacan, c'è sempre un resto della vita rispetto alla morte, non tutto. Ecco, questa parola che in Lacan ha una enorme importanza, non tutto è morto. Chiaro che questa lettura della resurrezione, per esempio, mostra che c'è una decapitazione dell'escatologia, no? E questa decapitazione è, diciamo, anche nella prospettiva di Lacan, inevitabile. Tuttavia, ecco, il modo in cui possiamo leggere il risorto ha a che fare proprio non tanto con una ricomposizione pasquale di tipo dialettico, ma con una presenza della vita nella morte. Questo, da un punto di vista clinico, è un'esperienza che noi facciamo molto frequentemente. Anche laddove la vita persegue un godimento mortale, distruttivo, quell'eccesso senza eccedenza di cui parlavamo ieri, la scommessa dell'analista è che ci sia possibilità di resurrezione. Al tempo stesso, Lacan lo dice nel seminario 7 in modo esplicito, e in questo senso si collega anche a Desertot, o viceversa, Desertot si collega a Lacan su questo punto, per cui il sepolcro di Mosè è vuoto, per cui il cielo è vuoto, e il cristianesimo è responsabile, secondo Lacan, di questo svuotamento. Cioè è stato un passo in direzione dell'ateismo. Da questo punto di vista Lacan anticipa Nancy, anticipa, diciamo, Derrida, anticipa... Però questa idea che in fondo il cristianesimo, proprio nella sua radicalizzazione del tema dell'incarnazione, del portare Dio nell'uomo, implica anche uno svuotamento della rappresentazione verticale della trascendenza. Eppure, ecco, io penso che il problema è che questo non escluda la possibilità di mettere in rapporto il cristianesimo alla psicoanalisi, anzi, sia la condizione per mettere in rapporto. Personalmente, se dovessi essere... diciamo, parlare col mio cuore, io mi sento cristiano, profondamente cristiano, perché penso che la parola decisiva di
della predicazione di Gesù abbia come centro fondamentale l'esperienza radicale del desiderio. Lo diceva François Dolteau a suo modo, diciamo, nella storia delle École Freudienne ci sono persone come Vass, come François Dolteau, minoritarie, sempre più minoritarie, poi magari dirò qualcosa di più preciso sulle École de la Cause Freudienne, come prolungamento ateista, diciamo, militante rispetto alle École Freudienne, dove invece c'era un pluralismo di voci, una democrazia praticata, diciamo, nelle letture anche del testo di Lacan, e poi si è andata sempre più verso una monarchia, perché l'École de la Cause ha incarnato imponendo una sola lettura possibile del testo di Lacan. Dunque, come dire, facendo della critica alla lettura religiosa di Lacan una nuova forma di religione, assai più terribile, no? Che esclude la possibilità della lettura come possibilità plurale. Ma questa è la storia del passaggio dall'École Freudienne all'École de la Cause Freudienne, per come la leggo io. No, invece, dicevo, anche François Dolteau dice, Gesù, ma cosa vuol dire che lì c'è un nucleo fondamentale, no? È il problema della vita, come rendere la vita capace di vita. Questo per me è la lezione fondamentale del cristianesimo. Come rendere la vita capace di essere viva, di essere generativa. Cioè il desiderio come fattore di moltiplicazione, come potenza della vita. Si possono leggere così, per esempio, in Miracolo. No? Una lettura cristiana del miracolo è proprio l'esperienza del desiderio come potenza di moltiplicazione. E mi sembra anche che, l'ho raccontato nel Getsemani, qual è la mia tesi, una delle tesi la più importante, almeno per me, nella lettura del Getsemani, è la distinzione tra la prima e la seconda preghiera. Cioè noi abbiamo un'esperienza che Gesù fa della preghiera, la prima, che è un'esperienza, diciamo, tradizionale della preghiera come supplica, no? Come invocazione dell'altro. E poi abbiamo una seconda preghiera dove al posto della supplica abbiamo una sorta, Bultmann direbbe, obbedienza nei confronti di se stesso, radicale, no? Quando lui dice sia fatta la tua volontà, in realtà ha, come dire, reso inconsistente il luogo dell'altro e sottomette la sua esistenza al suo stesso, alla legge del suo stesso desiderio. Nessuno mi toglie la vita, sono io che la offro. Questa offerta della vita mi sembra il punto più essenziale dell'esperienza cristiana. Anche Lutero dice con parole molto agostiniane questo tema, no? Nel suo trattato sulla libertà, quando dice in fondo il cristiano fa esperienza dell'obbedienza. Ma l'obbedienza rispetto a cosa? Come io leggo, l'obbedienza rispetto al desiderio assunto come legge. A servitù nei confronti di questa legge. Ed è per questo che una delle definizioni che troviamo nei Vangeli, che per me sono più convincenti di Gesù, in Marco, quando Marco dice Gesù è colui che chiama. Colui che chiama. Tema della chiamata, un tema agostiniano, heideggeriano, profondissimo. No? L'esperienza della chiamata è l'esperienza che noi nella psicanalisi facciamo come esperienza del desiderio. Qualcosa chiama. Questo al di là di ogni esperienza sacrificale. Il cristianesimo per me è la critica radicale della dimensione sacrificale della religione. Il rifiuto, diciamo così, dell'esperienza del sacrificio. Il rifiuto radicalissimo dell'esperienza del sacrificio.
Se pensiamo per esempio alla figura di Giobbe, che cosa c'è di straordinario in questa figura ai miei occhi? Che la salvezza di Giobbe è ottenuta proprio nella misura in cui Giobbe non domanda la salvezza, cioè non fa esperienza di pentimento. Il lavoro di Giobbe consiste nel respingere costantemente l'invito al pentimento promosso dai suoi amici teologi. Come dire, la sua santità consiste nella sua esistenza. Non c'è alcun pentimento, alcuna genuflessione sacrificale. In questo senso è una grande figura della lotta. E questo fa saltare ovviamente il dispositivo retributivo della giustizia, della legge, di cui abbiamo parlato anche oggi. Sul tema della conversione, ma io direi questo, che la conversione non è una ricomposizione, per come io leggo le cose, no? Non è una ricomposizione. E quindi non è una riappropriazione. La conversione come ricomposizione e riappropriazione rientra in un modello di pensiero dialettico, hegeliano, fondamentalmente. Io penso che piuttosto sia qualcosa nell'ordine del nuovo inizio, che implica però l'impossibilità della riappropriazione. Non è un'esperienza della riappropriazione, ma un'esperienza di decentramento radicale che viene finalmente soggettivata, cioè riconosciuta come tale. Per cui è un'esperienza di espropriazione, ma è una espropriazione che istituisce in modo nuovo il soggetto. Quando Lacan dice l'atto destituisce chi lo compie, sta dicendo che la conversione non è un istituirsi attraverso l'atto, ma è cogliere attraverso l'atto i limiti di ogni istituzione possibile. Qual è il peccato più grande che Lacan, parlando di psicanalisi, rivolgeva agli psicanalisti? Peccato, diciamo, per eccellenza. Contro lo spirito, quindi perdonando. Contro lo spirito della psicanalisi. È di credersi analista. Cioè il peggior analista è l'analista installato, dice Lacan. Installato nell'essere. E dunque che crede nei titoli di merito, che pensa che possa esistere qualcosa come la definizione dell'essere analista, quando invece, per esempio, nel seminario 15, Lacan sviluppa tutta la riflessione, è una parte del seminario che non ho citata, sullo psicanalista a partire dall'esperienza del disessere. L'analista occupa un posto che è il posto dell'oggetto. Non è il posto di un soggetto installato, è il posto dello scarto, del disessere. E quindi l'installazione è il contrario dell'incarnazione. L'installazione è la deificazione dell'incarnazione, che per la Torah è il peccato numero uno, diciamo, la spinta dell'umano alla deificazione, cioè per la Torah. Ancora prima dei Vangeli, no? È proprio l'assimilarsi a Dio e essere preso nel miraggio dell'installazione. Ecco, direi così. Quindi, diciamo, è molto interessante quando Agostino nelle Confessioni si assimila al figlio prodigo della parabola lucana, e ci sono modi diversi di leggere questa parabola, no? C'è il modo hegeliano, appunto, che c'è qualcosa che c'è in sé, per sé, scusate lo schematismo, e poi il ritorno del per sé nell'in sé, secondo una circolarità dialettica ricompositiva, no? E invece c'è l'altro modo, che in fondo qualcuno risorge. Colui che pensavo fosse morto è rinato, c'è un nuovo inizio, non c'è semplicemente una, diciamo, la circolarità dello spirito, no? Ma c'è un nuovo qualcosa, un'interruzione, un nuovo inizio. Ecco.
Poi sulla questione dell'atto rispetto all'arte mi sembra un ottimo riferimento, adesso non vedo la persona che ha posto, ecco, un ottimo riferimento, e quello è un esempio molto chiaro, no? Di atto. Potremmo dire che la posizione di tutti gli artisti, soprattutto del Novecento, contemporanei bisognerebbe fare un discorso a parte, ma i grandi artisti del Novecento fanno esperienza della visitazione. Cioè, in fondo, non c'è qualcosa che li incontra. E la realizzazione dell'opera è un'esperienza di radicale esteriorità. Tant'è che appunto l'atto si realizza nella misura in cui l'opera si mostra come totalmente estranea all'artista, no? Mio caro amico Giorgio Celiberti, grande pittore di mura, di informale, mi diceva, io capisco che un'opera è finita quando la guardo e dico chi l'ha fatta, cioè non mi appartiene più. Allora, lì c'è l'atto che si incarna. Succede anche a me nel mio piccolo, quando leggo delle mie cose che non riconosco, sono le cose migliori. Cioè, come dire, non le ho scritte io, appartengono a una, sono fatte da un'altra mano. Di solito le cose più belle sono quelle che non riconosciamo come nostre. Poi c'è tutta la parte sull'école freudienne, l'école de la cause freudienne. Come ho spiegato, nell'école freudienne c'era una polifonia. In questa polifonia la presenza della cultura cristiana, cattolica, anche ebraica, era molto presente. Il viraggio che coincide, diciamo, con la malattia, la morte di Lacan e con la nascita dell'école de la cause freudienne comporta lo sterminio letterale, dal punto di vista teorico, del pluralismo all'interno della scuola. Cioè si afferma un solo modo maoista in senso politico pieno, no? Perché la dirigenza dell'école de la cause freudienne era militante maoista e porta nella scuola lo spirito del maoismo. Quindi uno spirito militante, una sola lettura, una struttura gerarchica, verticistica molto accentuata e soprattutto una virata ateistica e l'eliminazione di tutte le voci, diciamo, dissonanti rispetto a questo regime teorico, che al tempo stesso ha dato anche grandi strumenti per leggere Lacan, Desertò, per esempio, è un autore, io ho frequentato quel tipo di mondo per 20 anni, ma non ho mai sentito citare una volta. Ma Vass, un altro autore di straordinaria importanza, penso che nessuno sappia, dei miei colleghi che frequentano l'École de la cause, la versione italiana, chi sia. François Dolto è considerata un'eretica. Cioè c'è stata una pulizia, non dico etnica, però una pulizia ideologica impressionante. E per cui un disboscamento proprio, no? che ha provocato una, come accade, una virata dogmatica, per cui appunto un discorso come questo, delle sue approssimazioni, sarebbe impensabile in quel luogo, considerato come una farneticazione, diciamo. Quindi, insieme a Vass e a Dolto, io citerei anche un autore a me molto caro, un grande biblista, Beauchamp. 5 minuti, devo dire. Sì. Beauchamp, che è stato, secondo me, uno dei più interessanti biblisti, che è stato molto sensibile alla lezione di Lacan e che ha frequentato, diciamo, quel milieu culturale. Anche questo è un autore che, se io chiedessi ai miei colleghi di quella scuola chi sia, non sanno neanche che esiste. Eppure è, diciamo, un prodotto della cultura lacaniana di quegli anni. Dunque, allora, no, le tue domande sono
intanto Lacan Levinas, che è tornato anche ieri, no? Nel seminario 7 effettivamente c'è un punto in cui Lacan dice, ma il cristiano è un punto che non ho messo nel pentagono, nella costruzione pentagonale, però andrebbe inserito, cioè il creazionismo. Il creazionismo può essere veramente un sesto grande tema. Lacan, rispetto alla polemica creazionismo-evoluzionismo, a sorpresa si schiera col creazionismo. Ma non perché è un oscurantista, diciamo, che nega le verità scientifiche dell'evoluzionismo, perché pensa levissianamente la creazione come un atto di separazione. In fondo la lettura che Levinas dà della creazione è una lettura atea, se posso dire così, no? Cioè la separazione implica la libertà, l'autonomia, diciamo, della creatura rispetto al creatore. C'è un taglio, c'è un salto, c'è una eterogeneità. E questo è il modo con cui Lacan si sente erede di questa tradizione, no? La creazione implica sempre un atto di separazione tra il soggetto e l'altro. Il creato è certamente creato da Dio, nella lettura che Levinas fa, ma il creato in quanto tale è eterogeneo, separato infinitamente da Dio. Questo l'ebraismo, diciamo, per certi versi di Levinas, che è l'ultimo libro di Petrosino su Levinas, che insiste molto su questa, sull'importanza della lettura sistematica della Torah in Levinas, Lacan lo riprende in questa forma, no? Nella forma dell'assentificazione di Dio rispetto nel gesto della creazione, che è anche un grande tema che ritorna in Nancy, no? Un ultimo, sono tante cose, voglio solo dire una cosa sull'incarnazione, è molto importante. Questo è un altro tema che potremmo aggiungere, perché pensate a quello che fa Lacan sul concetto di nome del padre. Ieri abbiamo detto il nome del padre è per Lacan, non è una istituisce la relazione in quanto tale, è la relazione delle relazioni, no? Abbiamo detto. Senza nome del padre viene meno la relazione tra la vita e il senso, ma la relazione costitutiva, no? Nel rapporto tra dell'intersoggettività, eccetera. Allora, pensate a come Lacan proceda sempre più nella direzione di una decostruzione del nome del padre, mostrando che noi siamo nel tempo della sua evaporazione, per un verso, e che dunque la funzione trascendentale del nome del padre viene meno. Ma che cosa propone al posto della funzione trascendentale del nome del padre? L'incarnazione, cioè l'idea che un padre è innanzitutto qualcuno che incarna il suo desiderio nella legge. Una definizione, incarna il desiderio nella legge. Quello che io chiamo il passaggio, diciamo, dalla dimensione trascendentale del nome del padre al padre della testimonianza. Quindi che implica un movimento kenotico, no? Di kenosis profonda, appunto di incarnatore, di abbassamento. E quindi si tratta di pensare il padre, diciamo, dai piedi, no? L'ultima cosa che vorrei dire tra le tante, perché il tempo è nel seminario 15 Lacan dice, ma per fare un'analisi ci vuole un punto, cioè uno deve chiamare lo psicanalista. Cos'è questa cosa che uno decide di chiamare lo psicanalista? Dice, prendiamola come un atto di cui chi lo compie non è padrone fino in fondo, non sa cosa fa, chiama un analista, incontra un analista. Ma la cosa fondamentale nell'esperienza dell'analisi è che l'atto è sempre associato ad un compito. C'è l'atto e c'è il compito. E il compito, per esempio, dell'analizzante che va in analisi costantemente, burocraticamente, anche per anni a volte, è il compito.
In Agostino questa dialettica tra atto e compito è essenziale, secondo me, perché c'è un compito che riguarda, diciamo, il piano della volontà, il piano dell'io, e c'è un atto. E Lacan si chiede, ma qual è veramente il mistero di questo rapporto tra il compito e l'atto? Dunque, perché ci sia atto, ci deve essere compito. Se non c'è il compito, un analizzante non fa esperienza dell'atto, cioè di quella rivelazione di cui abbiamo parlato. Al tempo stesso, l'atto è irriducibile al compito. Allora, questa dialettica circolare, questo movimento circolare tra atto e compito è qualcosa che vediamo anche nelle confessioni, secondo me. Non tutto è compito, ma senza compito l'atto non ha possibilità di apparire. Il compito per Agostino, numero uno, è riconoscere i suoi peccati, se posso andare dritto alla cosa, diciamo, riconoscere il peccato. Ma il riconoscimento del peccato, laddove la legge prende la forma della grazia, non implica la sanzione, non implica il castigo, ma implica la possibilità dell'atto, cioè della salvezza. Questo è quello che accade. Qual è il peccato maggiore per Agostino? Nelle confessioni lo dice, lo scrive molto. Il peccato maggiore è non riconoscere il peccato. Cioè il peccato maggiore è preservarsi, Lacan direbbe, usando Hegel, nella posizione dell'anima bella, cioè dell'innocente. La grazia salva il peccatore, no? Non salva il giusto. Anzi, il giusto è il vero peccatore. Ecco. Comunque faccio una promessa solenne davanti all'auditorio che imprigioneremo periodicamente Massimo Recalcati, quindi ci vediamo alle due, ma non ne abbiamo più ancora. Ecco, diciamo.